Margherita, e il suo cognome? Guepierre. Guepierre. Età? Ormai ho 26 anni. Professione? Faccio la commessa. Sto cercando un lavoro più dignitoso, insomma, però questo è quello che trovo. Quindi lei non ritiene dignitoso un impiego da commessa? Insomma, mi causa alcuni problemi. Problemi di che tipo? Mi annoio. Dunque, qui risulta questa sua lingerofobia. Ah, sì, la lingerofobia. Sarebbe? Lingerofobia è una forma di avversione Ma di per gola, la ma di gola. biancheria intima. Oddio. Capite? È caduta! Cosa succede? È Ma caduta! è incredibile! Incredibile, aprite la finestra, facciamo circolare un po' Ma qui d'aria. non ci sono finestre, siamo intrappolati, aiuto! Stia buono, stia calmo, dei sciali, avete dei sciali? Io avrei delle deodoranti. Non credo che sia molto utile in questa situazione. No, credo proprio di sì, sono Ecco, allora, se questa è una sua simulazione per evitare le sedute del gruppo terapeutico, l'avverto che sono tentativi inutili. Ma no, signorina, guardi, sta benissimo. Sì, non è stato niente. Però È tutto risulta qui normale. che lei ha dei frequenti svenimenti. Lo so, purtroppo, forse ho dimenticato le mie pillole, Quali forse le farmaci basi. assume? No, non sono farmaci, insomma, sono integratori naturali per alzare la pressione, In insomma. realtà qui nel precedente ricovero erano prescritti alcune dosi di Lexarfil e alimento Rolal. Eh beh sì, in effetti li ho presi, ma mi fanno stare decisamente peggio. Come mai possibile? Adesso questa autovalutazione che lei impropriamente dà alla propria diagnosi e terapia. Qui per una corretta anamnesi io devo capire se lei ha preso delle iniziative inopportune utilizzando sostanze non previste dalla patologia e dalla cura. Guardi, signorina, io assumo liquirizia. Veniamo al test. Se io le faccio vedere questo disegno che raffigura una casa, che cosa le evoca? Beh, diciamo la casa è quel luogo dove ci si sente al sicuro e dove si cresce con i Quindi propri una genitori. simbologia positiva della casa. Questo Diciamo di sì. è già confortante. E se le mostro invece una bottiglia d'acqua? L'acqua mi fa venire sete. E in presenza di questa sonorità simile al suono di chiavi? Mi fa venire in mente le chiavi del negozio che apro, sa, quel negozio dove lavoro. Quindi un'intolleranza regressa nei confronti della propria attività che lei stessa precedentemente aveva definito poco opportuna per la sua figura. Se vogliamo definirla così, d'accordo. Ecco, invece questo gesto che cosa le provoca? Ma lei, signorina, si sta spingendo forse un po' troppo oltre. Quindi questo gesto le sembra un gesto aggressivo, le sembra un gesto quindi nel polo evolutivo del disturbo, pare che lo stimolo è decodificato massimamente.